Francesco Ciccone, assessore della città di Mileto, nonché componente dell'associazione Carnevale. Ci dà qualche numero, qualche dettaglio sull'organizzazione di questo bellissimo evento? Certo, intanto grazie per la presenza, un saluto a chi ci sta guardando da casa. E torna il Carnevale Miletese dopo 3 anni di sosta dovuti al Covid. L'ho detto prima in un intervento, quando abbiamo tagliato il nastro, è emozionante vedere. Io avevo una bambina in braccio di 3 anni, a testimoniare che per 3 anni la bambina non ha visto nulla. E quindi questo è proprio quello che ci ha permesso di ripartire. Ci sono 25 attrazioni, abbiamo bande comiche da tutta dalla Sicilia, abbiamo trampolieri dalla Puglia, abbiamo 6 carri allegorici e abbiamo oltre 1000 persone in corteo vestiti da carnevale. E la gente la state vedendo. E siamo presenti per come carnevale, ma vogliamo assolutamente ripartire per l'edizione 2024, che vi annuncio sarà una manifestazione nettamente superiore, anche se questa è già superiore, ma stiamo lavorando sui corsi in cartapesta per realizzare i carri, perché è giusto che la Calabria, alla pari della Sicilia con Cireali e della Puglia con Putignano, abbia un carnevale degno, e Mileto lo merita per la location che riesce a dare, per la disponibilità che riesce a dare, a accogliere gente senza creare ingorghi e far divertire la gente.